Noemi Bocchi da mesi al centro dell'interesse dell'opinione pubblica, dopo le prime indiscrezioni sulla sua relazione clandestina con Francesco Totti. È stata ufficialmente presentata dal Pupone come la sua nuova compagna, come confermato dalla sua viva voce nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera che ha scatenato dietro di sé un polverone. Il nome della florist romana del quartiere Parioli ha iniziato a serpeggiare sul web e sulle riviste di gossip nei primi mesi di quest'anno, quando le voci di crisi tra Totti e la conduttrice Mediaset hanno surriscaldato la cronaca rosa. Dopo mesi di smentite, poi la coppia ha deciso di dirsi addio comunicando la loro decisione con due comunicati distinti, affidati all'ANSA. Da allora la caccia alla Bocchi si è fatta più viva e gli avvistamenti del Pupone sotto casa sua hanno finito per ribadire che la relazione con Totti non era una mera voce, così anche lei ha finito per animare il gossip estivo. Noemi Bocchi, secondo l'opinione pubblica, è stata ritratta come la rovina famiglie, la donna che ha fatto finire il matrimonio Totti Blasi. Ma poi il Pupone con le sue rivelazioni ha nobilitato la sua nuova compagna, asserendo che il suo tradimento verso l'ex moglie è stato una conseguenza del tradimento della Blasi e che Noemi l'ha salvato dalla depressione. La 34enne è recentemente tornata ad interessare l'opinione pubblica dopo che è trapelata una notizia in riferimento ad un suo recente ricovero in ospedale, un rumor che è stato condiviso in anteprima dal quotidiano online Nano Press, che ha così fatto sapere agli utenti l'indiscrezione. Sembra che nelle ultime ore la nuova fiamma del Pupone sia stata ricoverata in ospedale per via di una infezione da Covid-19. Secondo fonti interne, infatti, Noemi Bocchi sarebbe ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. La notizia al momento non ha avuto nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Questo quanto svelato dal quotidiano online. Dopo la diffusione dell'indiscrezione sulla nuova compagna di Francesco Totti, non si sono registrate né conferme né smentite, quindi la notizia è da considerarsi nel campo della possibilità.